Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. Torna un po' di sorriso in casa Arezzo dopo la vittoria sull'Olbia e sicuramente tre punti che fanno bene alla classifica. Speriamo, ecco, che come ha detto Di Donato possa essere una delle tante svolte che abbiamo invocato varie volte. Lo vedremo e lo testeremo subito domenica a Carrara, anche se c'è questa assenza di Gori e una nuova convocazione con la nazionale under 20. Dunque, come era già accaduto a Siena, cadono sempre quando c'è questi derby queste convocazioni, e quindi abbiamo visto anche ieri che è una media realizzativa spaventosa, perché tocca 2-3 palloni, almeno uno lo butta dentro, tra l'altro non segnando mai gol banali come quello di ieri. Ne parliamo con Piero Ferruzzi, presidente del Panathlon Aretino. Buonasera, buonasera. Bentornato. Grazie. Piero, e poi saluto David Bondi. Buonasera. Che è una delle firme del blog amaranto.it, sì, questa buonasera. Nuova realtà che abbiamo conosciuto già qualche settimana fa, che è una realtà molto interessante perché ci sono tante firme, tanti punti di vista e c'è molto entusiasmo nel raccontare. Sì, è un blog dei tifosi che ha riscosso molto successo, sì. Devo dire che è partito così quasi per scommessa, ma poi ha veramente avuto un seguito importante. E dopo vedremo anche questa Vox che proprio Blog Amaranto ha realizzato all'uscita ieri dei tifosi dello stadio, quindi sì. Sentiremo una parte di questo filmato che poi troverete integralmente appunto sul blog. Allora partiamo rivedendo i 4 minuti della sintesi e poi torniamo. L'Arezzo in casa con l'Olbia per tornare al successo, ancora 4-4-2 per Di Donato, Gori, Cutolo là davanti, in mezzo ancora Tassi con Foglia, nell'Olbia in avanti c'è Ogun Seye. Dopo 10 secondi l'Arezzo attacca con Caso, arriva Corrado a sinistra, Caso va per vie centrali, affida a Foglia, gran destro e palla sopra la traversa, Arezzo subito pericoloso. Dentro a cercare Gori, sinistro, la respinta di Crosta, ancora Arezzo scatenato nei primi minuti, Caso prova ad andare a rientrare il pallone per Cutolo, conclusione, Crosta con la manona allunga, poi scatta il fuorigioco, ancora un pericolo creato dall'Arezzo. Vedete anche l'arbitro Repace di Perugia, la prima gara arbitrata con la formazione Amaranto. Intanto c'è una conclusione con pallone sul fondo. Tentativo ancora di Cutolo, Borghini, Belloni, ma ancora il gioco è fermo, c'è stato un fallo dentro l'area di rigore. Si fa vedere Belloni in aria, parte il traversone, c'è una deviazione, il gran tiro di Tassi e la palla che va fuori. Ancora Tassi qui, una magia con cui va via molto bene, Tassi dentro per Gori, sinistro, Crosta ancora in uscita, si salva ancora, poi Caso, si accentra Caso, Gori subito il sinistro, è un gol meraviglioso, il quinto in campionato per Gabriele Gori, il quarto che segna davanti al pubblico Amaranto, e l'Arezzo sblocca dunque dopo tante occasioni. Qui grande palla di Caso, ma è Gori che la trasforma in gol di prima intenzione di sinistro, non segna mai gol banali Gori. La Rosa, calcio di punizione all'improvviso, Daga, prima pagata della sua partita oggi, Daga sostituisce lo squalificato Pissardo. Mastino, Vallocchia, si accentra Vallocchia, siamo nel secondo tempo, al quarto d'ora, Ogun Seye e poi la conclusione di Dogatiotto che finisce larga. Luciani per Cutolo, col sinistro, palla per Gori, Gori la controlla bene, poi la gira su Belloni, azione avvolgente dell'Arezzo, Belloni, affida Foglia, destro di Foglia, c'è la deviazione, Cutolo controllo, manda a sedere Mastino e poi sotto la traversa di sinistro. Gran bel gol anche questo, il quarto in campionato per Nello Cutolo al 17° del secondo tempo. L'Arezzo mette al sicuro il risultato, gara in totale controllo, Foglia tiro, deviazione, Cutolo, la gran finta qui a vuoto completamente Mastino e poi di sinistro mira sotto la traversa per il 2-0 dell'Arezzo. Foglia, palla larga per Belloni, altro traversone lungo, diventa quasi un tiro e la palla è sul fondo. Insiste ora l'Olbia che prova a farsi rivedere. È entrato Parigi, giocatore aretino. Qui conquista calcio di punizione. L'Arezzo l'aveva venduto all'Atalanta.
batte la cosa, è una traiettoria beffarda sorprendendo Daga e finisce in rete, tornano i fantasmi per l'Arezzo a 7:30 dalla fine, l'Olbia torna in partita in modo anche un po' imprevedibile. Qui vediamo la cosa destro, palla in rete, davvero una traiettoria beffarda che sorprende tutti. 2-1, 91esimo, l'Olbia prova con questo pallone in profondità verso Gunsegli e la respinta di Ceccarelli. Pennington, destro, Daga, Lella! Che brivido per la porta dell'Arezzo. L'Olbia poteva clamorosamente pareggiare, finisce 2-1. I gol di scarto potevano essere anche di più. Nella ripresa di Donato ha malato in campo Ceccarelli e Rolando. L'Arezzo torna a festeggiare sotto la curva Minghelli. Domenica prossima ci sarà la trasferta di Carrara che ci dirà se l'Arezzo sia effettivamente guarito. Allora, Davide, una partita che ovviamente va pesata anche sul valore dell'avversario. C'è da dire che comunque venivano da 4 risultati utili, 4 pareggi, avevano rischiato di vincere con la Pianese, vincevano 2-0, poi diciamo nel finale hanno subito il 2-2, quindi era una squadra comunque, seppur giovane, anche se l'età media, ho fatto il giochino prima di cominciare, a 90, classe 94 per tutti e due, quindi alla fine erano pari età con l'Arezzo, quindi una squadra sicuramente che ha delle pecche, soprattutto in difesa, i due difensori sono stati molto in difficoltà, i due centrali, sì, nelle giocate di Cutolo, di Caso e di Gori, quindi il valore non sarà eccelso, però non era neanche scontato che l'Arezzo facesse fin dai primi secondi quella prestazione. No, sono quelle partite che pensi di vincere sicuramente, che però hanno delle insidie. In particolar modo noi abbiamo un attacco estremamente forte e quindi era ovvio che si sarebbero create tante palle gol, giocavamo in casa, c'era la voglia di riscattare la brutta prestazione, oltre che la sconfitta, anche la brutta prestazione di Siena, perché lì era mancato veramente completamente la squadra. Però stavolta l'Arezzo ha avuto un ottimo approccio e tra l'altro avrebbe meritato anche di chiudere il primo tempo con un risultato migliore. È riuscita a fare il secondo e poi, come al solito, ci siamo un po' ritirati e abbiamo rischiato anche pareggio, perché alla fine diciamo non ci è andata male, però era importante vincere, cioè questo è fuori discussione, dovevamo fare questi 3 punti importanti e soprattutto avremo poi un banco di prova fondamentale a Carrara, perché a Carrara mancherà Gori e poi soprattutto dobbiamo dare anche una continuità non solo ai risultati, perché comunque anche prima di Pontedera arrivavamo da 4 risultati utili consecutivi, ma dobbiamo dare anche una continuità nella prestazione. Secondo me abbiamo dato un ottimo inizio, continuiamo con questi risultati. Anche perché l'ambiente si stava, Piero, un po' agitando, perché c'era la partita che era stata anticipata dallo striscione dei tifosi della curva Minghelli, no? Che chiedevano alla società, no? Di prendersi delle responsabilità. Venivamo appunto da questo derby di Siena, noi avevamo cercato lunedì, no? Di ribadire l'importanza, che ogni anno arriviamo sempre a questo punto della Coppa e quasi sempre si esce, sì, nonostante che metta in palio, non è più come una volta che diceva beh, è una cosa così in più. Adesso, soprattutto con l'Arezzo in ritardo in classifica, poteva invece essere un discorso, una scorciatoia per i playoff, perché salti la fase ai gironi se vai in fondo. Invece purtroppo turnover esagerato e prestazione purtroppo non all'altezza. Quindi ieri forse anche perché cominciava la squadra a sentire una certa pressione, una scossa c'è stata. Ma io non lo so se la pressione poi dà una scossa sempre in positivo o in negativo. No, può anche fare peggio, certo. Qualche partita fa credo che la pressione abbia dato esito contrario. Quindi la squadra ha delle reazioni strane. È difficile capirlo. D'altra parte noi non siamo una squadra, secondo me, che possiamo puntare a chissà quali obiettivi. Siamo una buona squadra di media classifica, potremmo essere, solo dando continuità ai risultati, perché poi di fatto questo si tratta. Purtroppo facciamo una discreta partita ogni tanto e poi entriamo in campo sempre con una gran paura. Secondo me la pressione crea invece questo stato d'animo. Ricordiamoci cosa è successo con il Monza, che è stata una partita, secondo me, una partita che la paura ci ha paralizzato completamente, ma credo che anche con altre squadre siamo entrati in campo sempre con una gran paura. Poi la squadra un pochino si è sbloccata, se il risultato o se la partita ha preso un andamento di un certo tipo o piuttosto si è
comunque fossilizzata sulla sua posizione quando la partita si vedeva che non riusciva a decollare. Quindi io credo che qui a questo punto ci voglia, sì, effettivamente una scossa, ma ci voglia secondo me un po' più di autostima da parte di questa squadra, da parte di tutti, a partire dall'allenatore fino ad arrivare ai giocatori, perché secondo me con un po' più di autostima noi il nostro campionato di mezza classifica lo facciamo tranquillamente. E in Coppa abbiamo fatto quello che facciamo in campionato, potevamo fare una partita buona, abbiamo fatto una partita pessima. Ma secondo me non dipende dal sottovalutare la Coppa piuttosto che altro. Sì, il turnover è stato poi diciamo la ciliegina sulla torta, sì. Perché a questo punto, però è altrettanto vero che se facevamo giocare gli stessi giocatori poi può darsi che domenica non l'avevamo nelle stesse condizioni, quindi a questo punto che devo dire, non, è difficile secondo me capire lo stato d'animo di una squadra e la situazione effettiva. Perché qualcuno, ho sentito anche qualche tifoso che diceva, cioè tra le due in questa fase sarebbe stato meglio invece dare la precedenza, perché comunque il campionato non credo che l'Arezzo avrà problemi di retrocessione ovviamente, quindi magari il campionato lo puoi anche recuperare sotto quel punto di vista, la Coppa se esci non la recuperi, no? Sì, sì. No? Sì, ma poi anche perché secondo me era derby anche, da giocare a Siena. Quindi, è vero, ecco, semmai questo. Semmai questo, cioè, ora devo dare un elogio ai tifosi dell'Arezzo, perché l'Arezzo è una tifoseria che con la C c'entra poco, cioè sono andati in 200 a Siena, pioveva di mercoledì, un pubblico encomiabile, la prestazione doveva essere pari. Poi perdere o vincere spesso nel calcio, come in tutti gli sport, spesso dipende da altri fattori, ma la prestazione ci deve essere, la grinta, la voglia di difendere la maglia ci deve essere. Quindi quello secondo me qualche volta è mancato. Torniamo tra poco. Eccoci tornati, stiamo parlando di Arezzo Olbia, tra poco sentiremo Di Donato, che cosa ha detto, un Di Donato sicuramente ieri rinfrancato, perché anche lui chiaramente era stato messo insomma in discussione, come è naturale che sia in queste situazioni. Da elogiare, lo dicevamo prima, questo attaccante, no, Piero Gabriele Gori, che è stato, insomma, già doveva arrivare l'anno scorso. E è un attaccante che veramente, come dice qualcuno, non c'entra niente, no, con questa categoria, deve sicuramente magari crescere ancora, magari sotto il punto di vista della personalità, forse della malizia in certi casi, però quando tocca palla, cioè gli arriva una mezza palla, la trasforma in gol, no? È un attaccante sicuramente di buona categoria, di categoria anche superiore alla nostra secondo me. Non è molto continuo nell'arco della partita, perché effettivamente c'ha dei momenti in cui si assenta, però è altrettanto vero che, come dici te Fabio, ogni palla che tocca la fa diventare oro, perché di fatto ne tocca poche, ma quelle poche che tocca poi diventano sempre pericolose o si trasformano in gol. Tra l'altro infatti lui già ieri si è visto che ha partecipato più al gioco rispetto alle altre volte. Però diciamo è un terminale che deve essere servito, lui come, la vede la porta, ecco, è un giocatore che diciamo raramente sbaglia. Io vorrei fare un paragone, lo faccio tanto così, ma in libertà, a me un giocatore mi ha appassionato tantissimo è stato Spinesi a Arezzo, perché era uno che vedeva la porta, uno faceva gol, quell'anno fece 22 gol, sembrava un cecchino, sbagliava quasi mai. Questo a me me lo ricorda per come sente la porta, per l'attaccante che è. Sì, sente ovviamente con le dovute proporzioni, certo. Però secondo me questo è un attaccante che se è servito segna tanto. Ora bisogna vedere, insomma, io secondo me bisogna vedere la crescita di tutta la squadra, perché noi diciamo che è assistito da due buoni esterni, perché Belloni e Caso sono due esterni secondo me assolutamente buoni, assolutamente validi. Quindi in mezzo abbiamo il capitano che è comunque sempre una presenza pesante, ci abbiamo alcuni giocatori che sono delle realtà, erano delle realtà anche negli anni passati, ci sono rimasti, quindi non vedo io tutta questa difficoltà da un punto di vista qualitativo. Io credo che la squadra possa ancora crescere, assolutamente deve crescere. Quindi tornando al discorso della Coppa, secondo me sì, c'è chi dice che bisogna privilegiare la Coppa, stiamo attenti, la Coppa è una partita secca sempre, quindi basta sbagliare una partita, si va fuori, si privilegia la Coppa e si trascura il campionato, perché noi o diciamo che possiamo mantenere tutti e due gli obiettivi, oppure bisogna sceglierne uno.
scegliere la Coppa, secondo me potrebbe essere anche pericoloso per il campionato, perché noi in campionato non avremo sicuramente problemi, però visto quante squadre vanno nei playoff, penso che a quel risultato ci possiamo comunque puntare. Certo. Non credo che sia improponibile per l'Arezzo il risultato dei playoff. No, poi sai, il playoff diciamo, è un obiettivo e ovviamente abbiamo visto l'anno scorso quanto ha inciso arrivare il quarti. Fatto che campo. Il fatto che campo arrivare quarti, perché non ci scordiamo che prima di Pistoia noi si doveva arrivare tra sesti o settimi, sarebbe cambiato il mondo. Poi una serie di risultati ci ha dato la possibilità di arrivare a quarti. E effettivamente è cambiato, perché ricorderete che con Sottili ci fu l'eliminazione proprio subito con la Lucchese, che era arrivata a diversi punti. Sì, poi dietro. Noi si è avuto anche la fortuna, tra virgolette, di incontrare la Viterbese, che quindi essendo, è vero, vincitrice della Coppa, ma undicesima, hai trovato una squadra che, diciamo, non è a livello delle altre. Esatto, e quello è stato sicuramente un buon... Sì, ma i playoff ci saranno fra tanti mesi, quindi... C'è il mercato. Vediamo un po', c'è il mercato, c'è il mezzo. Tutto può succedere, no? Io credo che è in positivo. Certo, quest'anno mirare al quarto posto in questo momento sembra una meteora, però... Il campionato è un miraggio. Il campionato è di basso livello, poi la classifica è anche molto corta. Cioè, secondo me, se noi si avesse quei punti che si sono buttati via, si era già in una posizione ottima. Cioè, l'Arezzo ha buttato via dei punti. Però sai, fortuna nelle annate è spesso legata... A piccoli dettagli. Che poi vedi per citare appunto il Siena, che sta avendo questo cammino veramente incredibile, cioè non è riuscita neanche col Gozzano ieri a vincere in casa, nonostante che faccia anche, a voi basta vedere insomma gli adesso, fa anche delle buone partite, magari crea anche tanto, però cioè, sembra quasi una maledizione. Ha fatto tantissimi punti fuori casa, ha vinto a Monza per dire. Sì. In casa, anche con l'Arezzo pareggia al 96esimo, anche con altri si è salvata all'ultimo. Stavolta addirittura col Gozzano e loro erano partiti sicuramente con altre ambizioni. Ma Dal Canto è anche migliorato, perché una volta le rimonte le subiva, ora invece le fa. Devo dire che... Ecco, noi questa è una cosa che dobbiamo dire. L'Arezzo non è una squadra sicuramente che sa mantenere il risultato, che può giocare per mantenere il risultato. No. Perché ogni volta abbiamo visto che noi le nostre sfortune, i nostri gol li abbiamo presi tutti a fine partita. E ieri si stava... Perché se fossimo una squadra che sa mantenere... il risultato, quindi come tante squadre che si arroccano e poi tengono il risultato fino alla fine, adesso saremmo in una posizione di classifica assolutamente diversa. No, minimo, pur me non avendo giocato bene, perché diciamo che quest'anno le partite giocate bene ne abbiamo viste veramente poche. Quel discorso, no, chiedo a Davide, anche dell'insicurezza che a volte si percepisce, che dicevate prima, perché sicuramente uno dei problemi chiave, oltre diciamo a delle individualità in difesa, dove l'assenza di Pelagatti ovviamente si è fatta sentire rispetto a quelli che erano i piani iniziali, e l'infortunio di Burzigotti anche, però nonostante che molti gol sono stati presi con la difesa piazzata su calcio piazzato, certo. No? Però quello io mi ricordo sempre con la Juve Under 23 fu molto evidente, ma anche in altre partite, prima con quel modulo ma anche con questo, proprio per caratteristiche dei giocatori, cioè lì in mezzo al campo non hai dei giocatori muscolari, no? Come forse servirebbe. Ma sai, pensa, l'anno scorso giocavi con Basit che faceva lo schermo, esatto. Quindi comunque anche difensore. Ora, è vero che qualitativamente quest'anno probabilmente sono un pochino più scarsi rispetto a quelli dell'anno scorso. Manca Pelagatti, manca Pinto, e comunque da mancino con Pelagatti accanto sapeva giocare. Però sono anche meno difesi. Cioè, quando giochi con un centrocampo a due, è chiaro che diciamo, non c'è frangiflutti. Noi si giocava con centrocampo a tre, Basit davanti alla difesa, i due Buglio e Foglia, e Serrotti comunque girava. Quindi dava sempre una mano anche in fase difensiva. Cioè, chiaro, la squadra difende meglio. Noi ora in questo momento, ho visto Colombia, quando si attacca siamo devastanti, perché si allarga completamente il campo, però quando ci attaccano si soffre. Poi, per carità, se ti capita di prendere un gol come a Vercelli su un cross, che due lo marcano, certo, quello di testa la prende, è ovvio che appunto la difesa è schierata. Quindi anche la qualità è un po' venuta meno. Esatto, questo sì. Sì, questo si fa sentire. Senza poi dubbio. Sicuramente è una squadra sbilanciata, diciamo, per caratteristiche offensivamente. Comunque c'hai gli esterni, no? Caso e Belloni, ecco, che sono ovviamente giocatori
soprattutto propositivi. Tassi che è lì adattato ad un ruolo che non sarebbe il suo, ieri ha fatto anche bene, tra l'altro, e quindi rimane a volte il povero Foglia che deve girellare sì. L'intorno. E, non è facile, e quindi sì. Quella è una delle chiavi, secondo me, lì nel mercato qualcosa andrà fatto per tamponare questa. Sì, anche questa numericamente situazione. In mezzo, per esempio, questo Picchi che non mi era dispiaciuto entrando, con la pergolettese, sì, non sì. Mi era dispiaciuto, però ora sta rientrando, vediamo com'è. Volpicelli, insomma, era arrivato con altri auspici, insomma. Sentiamo Di Donato e poi sentiremo anche l'allenatore in seconda dell'Olbia, ieri era squalificato Filippi, vediamo. Oggi un bel Arezzo, oltre al risultato, delle belle trame, soprattutto nel primo tempo. Sì, abbiamo fatto una grande prestazione sulla falsa riga di Pontedera, solo che oggi siamo stati un po' più cattivi e abbiamo concretizzato forse anche meno di quello che abbiamo prodotto, però sono stati grandi perché veniamo da una settimana, da tre giorni un po' particolari, dove l'uscita di Coppa si è sentita, dove non c'è stato niente che ha funzionato. Tranne appunto i tifosi che ci sono venuti a sostenere, e siamo stati bravi a scrollarci addosso tutto, a estrenarci, a fare questa grande partita con una squadra difficile da affrontare. Ecco, forse il cruce nel primo tempo di non aver, di essere andati a riposo, no, con più gol di vantaggio. Sì, infatti se vogliamo trovare proprio il capello oggi è che il primo tempo lo dovevi chiudere perché poi da un piccolo episodio si può riprendere una partita come è stato. Cosa ha pensato quando c'è stata quell'occasione finale, no, con Lella che ha tirato alto? Ma forse il vento sta cambiando, noi in questo momento siamo in debito, siamo a credito con la sfortuna, forse sta cambiando qualcosa, ma ce la siamo andati a cercare, questa è una vittoria che ce la siamo andati a cercare con tutte le nostre forze ed l'abbiamo ottenuta. Anche perché fin dall'inizio si è vista questa maggiore rabbia anche, no? In positivo questa volta. Sì, 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 se tu pensi che dopo 30 secondi siamo arrivati al tiro con Foglia, il primo tempo forse ti ho detto l'unico cruccio è non aver fatto più gol, però va bene così e adesso abbiamo da affrontare una partita bella da affrontare perché contro una squadra forte, siamo in una buona condizione, veniamo da un risultato positivo, sappiamo che ci sarà da lavorare tanto in settimana, però siamo pronti. Ecco, c'è Carraga, che è una squadra, tra l'altro, carragese, che ieri ha rischiato di vincere a Monza. Sì, ma questo è un campionato molto equilibrato dove puoi vincere e perdere con chiunque. L'importante è avere l'atteggiamento positivo come l'abbiamo avuto oggi. L'importante è mantenere questa cattiveria, questa attenzione, e poi tutte le partite sono aperte. Ma credo di sì. Il primo tempo non l'abbiamo fatto bene. Il secondo tempo abbiamo ripreso a giocare come abbiamo fatto molte volte, abbiamo sfiorato, come ha detto lei, alla fine abbiamo avuto l'occasione per fare il 2-2, purtroppo però non l'abbiamo fatto. So che abbiamo preparato la partita in un determinato modo, purtroppo al primo tempo non siamo riusciti a mettere in pratica quello che ci eravamo detti, secondo tempo siamo riusciti a fare qualcosina in più e peccato per l'occasione finale, avremmo potuto pareggiare insomma, sul termine della partita e portarci a casa un punto. È sembrato meglio dopo i cambi, no? Dopo l'entrata di Pennington di Parigi. Ma sì, i cambi ci sono per quello. Molte volte si azzeccano, molte volte danno poco. Questa volta chi è entrato ha dato il contributo che tutti ci aspettiamo ogni volta che andiamo ad effettuare un cambio. Com'è questa corsa a salvezza? Difficile? Corsa a salvezza credo sia difficile, ma difficile non solo per l'Olbia, per tutti. È ovvio che bisogna iniziare a fare punti, perché passano le giornate e bisogna fare punti. Rieccoci tornati, vogliamo dire due cose, poi sentiremo la voce dei tifosi raccolta dalla blog Amaranto. Si è chiuso il bilancio, c'è stata l'assemblea, no? Di orgoglio Amaranto la scorsa settimana, che ha votato per un sì condizionato al progetto di crowdfunding, la condizione che non si modifichi lo statuto della società, perché altrimenti verrebbe meno il senso di orgoglio Amaranto stesso, se tu, no, poi sostanzialmente permetti che arrivasse qualcuno che prende tutto, e quindi il senso del comitato appunto e della sua partecipazione sarebbe perso. Adesso vediamo la cava, ha detto che ci pensa, quindi quale sarà la controproposta da una parte. Poi nell'assemblea è stato anche detto quello che un po' più o meno si era intuito, cioè comunque di un bilancio che si è chiuso, è stato approvato, però un bilancio certamente insomma pesantino dal punto di vista, no, anche di quello che è l'impegno della società. Vi preoccupa, ecco, questa pesantezza, nel senso non tanto nell'immediato, ma se non dovessero arrivare promozioni in Serie B, se la situazione non cambiasse? Ma sai, quando si parla di debiti importanti, cioè, preoccupare preoccupano sempre, perché comunque nelle società i debiti, è vero che le società i debiti li fanno, poi vengono ripianati successivamente, però
sinceramente preoccupano sempre, perché è sempre la paura che chi deve andare a ripianare magari potrebbe non ripianare e quindi insomma ci mette sempre un po' a disagio. Poi sai, noi ora negli ultimi anni abbiamo avuto, ora per fortuna la cava diciamo è arrivata e ci ha dato una certa tranquillità, però insomma si viene da esperienze precedenti che insomma ci hanno un po' fatto impaurire molto spesso, quindi diciamo mi sarebbe piaciuta una situazione diversa, ecco. Più che impaurire ci hanno fatto buscare, il proverbio è meglio aver paura che buscarne, noi l'abbiamo proprio presi, perché ci trovavamo perfetto. Qui a discutere di queste cose quando si parlava di programmi e quant'altro e ci veniva detto ma i programmi ci sono, c'era, era tutto ben predisposto, poi a un certo punto arrivava la mazzata. Io la preoccupazione c'è sempre su queste cose, perché noi siamo una squadra, una società, abbiamo una società che vive sulla speranza, perché vive sulla speranza soprattutto che chi arriva sempre da fuori, poi ci dica la verità su tutto, venga con i migliori propositi, certo non avrà quell'attaccamento alla città e alla squadra che potrebbe avere uno che si propone all'interno della città, quindi che avrebbe comunque un motivo in più per dare continuità alle cose. Però noi credo che a questo punto ci sia poco, le scelte siano poche. Bisogna aver fiducia nell'attuale dirigenza, nell'attuale società e sperare che quello che viene detto, i buoni propositi della cava siano propositi effettivamente mantenibili e mantenuti. Ti chiedo se lo striscione che è stato fatto, che è stato fisso sabato, nel senso è stato, come dire, giustificato o ingeneroso, siamo a novembre, voglio dire, no? Oppure già c'è qualcosa che evidentemente nell'aria qualcuno percepisce o vorrebbe appunto che qui era l'area tecnica che magari si aspettava magari un intervento, no? che chiarisse o spiegasse qualcosa. Questo intervento ancora non c'è stato, peraltro l'ha fatto poco tempo fa quella conferenza stampa, sì. Di Piegoni non è molto lontana nel tempo. Sarà già un mese e mezzo. Era già un mese. Ora sarà già un mese e mezzo. Nel senso, tu ti ha sorpreso questa presa di posizione così, non voglio dire precoce, però insomma non è che siamo in una situazione al momento, ecco, drammatica. Ma io ricordiamoci che intanto queste cose avvengono sempre quando i risultati latitano, sì. Che poi sia ingeneroso, la generosità nel mondo del calcio non c'è mai. Non esiste. Non credo ci sia generosità, no. Credo che ci sia qualcuno che cerca di portare avanti le cose, ci siano i tifosi che vogliono i risultati, che sperano. Veniamo da un campionato che aveva dato delle grosse, anche, aveva dato delle buone soddisfazioni e anche delle buone prospettive. Quindi se queste prospettive poi te le vedi cadere improvvisamente, certo, la parte umorale della tifoseria è quella che poi si allarma per prima, ma io non ne farei un caso. Io credo che in ogni dove ci siano questi problemi, avete visto ieri, c'è stato Ronaldo che è uscito, crea problemi. Cioè, succede in Serie A, dice, alla Juventus. Ma succedono in cose, in situazioni molto molto più così eclatanti, quindi voglio dire. Forse Davide si può dire che, perché i tifosi spesso hanno detto, no? Cioè a noi ci va bene anche fare un campionato in cui si soffre, in cui bisogna anche salvarsi, purché ci sia fin dall'inizio, però la chiarezza, famosa forse chiarezza. È questo che hanno sentito mancare, perché la conferenza stampa di Donato, no? È stato detto che l'obiettivo era quello di migliorare un campionato comunque straordinario, certo. Dello scorso anno, poi vedi comunque che parte quello, parte quell'altro e sostanzialmente non sono stati sostituiti da giocatori al momento di pari valore, forse è questo che no, sì, alla lunga... diciamo c'è stato qualcosa che ha fatto un pochino temere i tifosi, va bene, perché è vero che Di Donato ovviamente è arrivato cercando di portare la massima fiducia, la massima il massimo entusiasmo, perché ovviamente non poteva fare diversamente. Bisogna capire cosa la società gli ha proposto, cosa gli è stato promesso e poi certamente l'addio improvviso di Pelagatti, la cessione di Buglio e Basit, che Basit è andato a Benevento, ma Buglio è andato al Padova, in una squadra di pari livello. Quindi queste cessioni certamente hanno un pochino destabilizzato l'ambiente. Gli acquisti in questo momento non stanno dimostrando di essere al pari di quelli che sono andati via, è ovvio che i tifosi chiedono sempre chiarezza, ma i tifosi, cioè la chiarezza
ne abbiamo tutti bisogno, abbiamo bisogno di certezze. Quindi la chiarezza vuol dire siamo in grado di fare questo campionato, però c'è anche da dire una cosa. L'ultima conferenza stampa di Pieroni è stata un po' criptica, no? Perché non è che lui abbia ha detto noi gli abbiamo promesso di migliorare il campionato, ma non ha neanche detto faremo un campionato a salvarsi, non ha detto niente. Quindi diciamo sono quelle cose che i tifosi poi si lascia all'interpretazione dei tifosi e a quel punto ognuno poi dice la sua e quindi si creano le ovvie polemiche. E poi anche le battute che si leggono sui social, soprattutto sui giocatori, no? Perché probabilmente la vicenda è spiegata in conferenza, forse non c'era il tempo di spiegare quel tipo di affari, no? Con l'Empoli, quegli accordi, no? Per sono un po' particolari. Detto sì. In quel modo sembrava molto conveniente per l'Arezzo. L'avessero regalati, diciamo. Sì. A fronte al momento di giocatori, al di là di quello che è stato il loro passato, soprattutto per Piu, al momento, insomma, tra che hanno giocato fuori ruolo, tra che giocano anche poco, questo grande vantaggio per l'Arezzo al momento non c'è. Diciamo, è stata fatta anche una campagna acquisti un po' strana, sì. E quindi diciamo non molto uniforme, e quindi sembrava a un certo punto che si fosse preso tutti quelli che trovavamo, insomma. Non sembrava ci fosse una grossa organizzazione, una grossa programmazione. Però bisogna, secondo me, ricordare, fare un pochino anche memoria di quello che sono le annate. Se vi ricordate l'anno scorso le cessioni milionarie che dovevano avvenire da un momento all'altro erano praticamente basate su cosa? Erano sempre notizie che venivano fuori, che lasciavano, destabilizzavano poi un po' la tifoseria, destabilizzavano un po' i tifosi in generale. Poi si sono rivelate poi delle notizie infondate, ma erano notizie che avvenivano in un momento in cui tutto andava bene, quindi la notizia quando tutto va bene non fa. Certo. Se in questo momento le cose ci trovassimo in una posizione di classifica in un'altra posizione di classifica, probabilmente queste cose non avverrebbe, saremmo tutti più tranquilli. Certo, di certo fossero girate quelle cifre che parlavano a gennaio, fossero girate ora, in questa situazione classifica sarebbero stati venduti quei due giocatori. Lì per lì, poi a parte lì sai, è uscita anche fuori quella scrittura privata famosa col procuratore che ci ha un pochino destabilizzato. Credo che tutti gli anni succedano queste cose. Se succedono in momenti in cui tutto va bene, le cose hanno un altro clamore. E quindi è anche un altro impatto sulla tifoseria. No, poi diciamo è quello che dovrebbe fare l'Arezzo, nel senso crei la plusvalenza, no? Sei una società che alla fine lanci dei giocatori, no? Li fanno un bel campionato e li rivendi a un prezzo più alto. Questa dovrebbe essere una politica sana. Sana. Ora sai, noi siamo una città grossa, va bene, una società che secondo me abbiamo un bel passato. Ragioneremmo così come Pontedera. Sì. Cioè si rivaluta i giocatori, si rilanciano. Insomma, noi siamo anche una tifoseria che secondo esigente. Ma soprattutto perché abbiamo fatto 9.000 persone, abbiamo fatto una curva, ogni volta che vedo quella foto è un'emozione impressionante. Quindi noi in realtà si dovrebbe giocare per vincere i campionati, non per valorizzare i giocatori. Poi questa è una cosa che mi sento di dire, insomma. Certo, però fare come Pontedera io non lo vorrei fare. Non lo vorrei. Poi per carità Pontedera è terzo, però non lo vorrei fare, insomma. Sentiamo allora i tifosi intervistati da Blog Amaranto ieri al termine della partita. Sì, questo gol va benissimo e ora c'è anche un po' di sfortuna, c'è il malumore da tutte le parti quando le cose non vanno bene. Mi dispiace per il Presidente perché non merita questi, secondo me, queste lamentele. Più dobbiamo anche pensare che non... Ad Arezzo, se va via la cava, non ci sarà quasi più nessuno. E quella è la preoccupazione di tanti che abbiamo. Bisognerà tutelarlo e dargli una mano. Speriamo in bene. Nello è il meglio di tutti, sempre e comunque. Rispetto a anno si è fatto un passo indietro. L'importante è lasciarlo. Lasciamo ai quartieri alti a decidere la situazione, ma insomma... Pena. Come? Giocando malissimo. Sì, anche oggi. Guarda. Ogni volta se prende la palla siamo sempre in discussione, il risultato. Si fa proprio pena. Mi dispiace, ma io guarda, sono abbonato, però si fa pena.
No, guarda, non lo so quest'anno. Quest'anno è una cosa così. Ci siamo divertiti 2 anni in fila, quest'anno è così. Caso sì, sembra che da quando ha iniziato a giocare, sì, è un ragazzo che comunque corre molto in campo. Deve stare Gori, un altro, sembra molto buono come giocatore. So forza Arezzo! Bravo. Poco, mi piace poco quest'anno. No, no. Ti piace da Di Donato? No. Giocava con una squadra mezza e mezza, però è ripresa, sì. È ripresa. Sta riprendendo. Si sta riprendendo molto. Picchio, picchio, spicchio. Come va? Come va? Prego, allora io parlo chiaro. Allora, io sono dagli anni 60 che vengo qua, c'è che il cuore amaranto. Tutti gli anni. L'Arezzo quest'anno noi dobbiamo lottare per la salvezza. Io non pretendo altro. Si è perso qualche partita che non si meritava, Bisogna registrare anche quello. Grazie. È giusto? Arezzo! Hanno Gori, sta giocando bene. Caso che non gioca a caso, gioca molto bene. Davanti ci siamo, dietro ogni tanto qualche incertezza c'è. Però, dai, siamo fiduciosi. Donato, il nostro mister, dai. Sta crescendo con la squadra piano piano. Per forza, il allenatore è sempre. Fuori la politica dagli stadi! È sempre in discussione quando la squadra va poco bene, però oggi bella vittoria. Ti dico la verità, perché le seguo da te. A me Gori, cioè proprio un giocatore di un livello un po' più alto di tutti questi. Poi il capitano è un po' vecchio, diciamo. Però anche oggi però, no, bravo, lui è bravo. Nello è il meglio di tutti, sempre comunque. Quello è importantissimo, per i punti, perché se aveva paura che anche oggi si cadesse. Ma chiudiamo che meglio, non ti dice altro. Noi si ringrazia a Dio che oggi si è vinto e basta. Via, forza. Sono 60 anni che si viene alla partita. 60 anni io, tutti gli anni. E 30 anni di abbonamento. Quest'anno insomma tocca soffrire. Sarà abituati male l'anno scorso. Comunque sempre forza Arezzo. Il primo tempo ha giocato bene. Nel secondo tempo c'è stato un calo, ma insomma. Anche oggi il primo tempo si era già sul 2-0. Dopo, se non sanno i due di vantaggio, succede sempre che se stai sull'1-0 rimani nel panico. Però contro i 3 punti oggi si sono presi e andiamo avanti così, accontentiamoci, la vedo così. Forza Arezzo, i colori amaranto dovranno sempre trionfare. Io penso che l'Arezzo sia sceso in campo con un macigno grossissimo, perché c'era stata contestazione durante la settimana, e io devo dire che è stata una partita ottima. Primo tempo giocata benissimo, abbiamo sofferto leggermente nella ripresa, ma l'importante era prendere questi 3 punti che ci vogliono dire molto a noi, insomma. Ecco. Gori un grandissimo gol nel primo tempo, Cutolo un grandissimo gol nel secondo tempo e avanti brivido, così. Qualche brivido, ma purtroppo esistono anche gli avversari. Vorrei dire a molti che ecco, non giochiamo solo noi, esiste anche una squadra avversaria che sì, ma vincere purtroppo è sempre difficile nel campionato italiano, io penso. Quindi ecco, sono molto contento anche per Daniele Di Donato, che secondo me è un ottimo allenatore, ecco. Quindi io direi di tenercelo. Molto contestato da una parte della tifoseria, da un'altra io penso invece sia molto apprezzato. Forza Arezzo. Sì, è un buon allenatore, mi sembra che ci sia anche con lo spirito, con la voglia, ho visto parecchio motivato. Ed è direi uno spaccato realistico proprio della tifoseria, sì, della Arezzo. Sì, eh? questi sono i tifoseri. Sì, la fotografia perfetta. Tu Davide nel blog ti occupi della parte storica, no? Sì, diciamo mi è venuto in mente di fare questa La Storia Siamo Noi, quindi la parte a Marcord, e secondo me la parte a Marcord è legata a intervistare i vari giocatori del nostro passato. Ho cominciato con Menchino Neri, perché ovviamente rappresenta per noi il simbolo, e poi col tempo ho visto che questa rubrica è interessante. Tra l'altro, coloro che vengono intervistati sono molto felici di parlare ed esprimere anche, si capisce un attaccamento veramente ai colori dell'Arezzo impressionanti, guarda, veramente mi fa piacere, sono contenti anche di parlare dell'Arezzo.
E quindi stiamo facendo questo, abbiamo in mente anche qualcos'altro, perché abbiamo reperito tanti dati anche tramite alcuni tifosi, ora non voglio fare nomi, ma insomma c'è anche l'autore del libro La storia siamo noi, quindi insomma La storia Amaranto, mi sembra siamo noi, e lui diciamo ci dà delle indicazioni ogni tanto sugli aspetti fondamentali, quindi secondo me sta venendo bene, un buon lavoro, poi anche perché la storia deve essere la base per poi proiettarsi nel presente e nel futuro. Bene, complimenti a Bruno che coordina tutta questo lavoro, e a te e a tutti voi. Grazie. Poi vi sentiremo, continueremo molto volentieri ad avervi qua nei nostri studi, blogamaranto.it. Caro Piero, avete fatto una conviviale recentemente. Abbiamo fatto una bellissima conviviale nel Panathlon. Nel Panathlon abbiamo fatto una bellissima conviviale sul discorso dell'integrazione con la cittadella della pace di Rondine. È stata una serata veramente splendida, nella quale abbiamo avuto testimonianze che credo andrebbero portate a conoscenza del mondo dello sport, perché abbiamo avuto un ragazzo del Mali che ci ha raccontato come lo sport in certi momenti, che poi il Mali, se lo guardiamo anche a livello calcistico, in certi momenti viene anche alla ribalta, però lui ci ha raccontato che è un ragazzo di 35 anni che nei suoi primi anni nel suo paese era proibito anche giocare al calcio. Qualcuno veniva, sistematicamente trovavano i ragazzini che giocavano al calcio in strada e li picchiavano le autorità. Qualcuno veniva lapidato. Eravamo lo sport in certi paesi a questo livello. Quindi noi che ci troviamo in un mondo del benessere, credo che di fronte a queste testimonianze dovremmo fare veramente delle grosse riflessioni. Grazie Piero per averci ricordato anche questo spaccato, grazie a Piero Ferruzzi, presidente del Panathlon di Arezzo, a David Bondi di Blog Amaranto. Grazie a voi, grazie a voi dell'invito. Con interesse, noi ci vediamo lunedì prossimo.